Questa legge elettorale rappresenta una truffa ai danni dei cittadini. Gli si fa credere che ci saranno nuovamente le coalizioni, che questo sia una sorta di Mattarellum modificato. In realtà è un sistema proporzionale, senza la possibilità di esercitare un voto disgiunto tra collegio uninominale, quindi scegliere la persona che meglio potrebbe rappresentare il territorio a Roma. E nel contempo quel voto viene poi trascinato sul proporzionale. Addirittura se un elettore vota soltanto il candidato per il collegio nominale, il suo voto viene poi riproporzionato, ridato, non si capisce bene sulla base di quale logica legata alla libertà dell'esercizio di voto del cittadino, ai partiti che sostengono quel candidato. Ci troviamo quindi di fronte a un voto che è manipolato, tutto in funzione di sostenere i grandi partiti e soprattutto di sostenere un governo di larghe intese tra Renzi e Berlusconi, che sarà il naturale completamento di questa legge elettorale. Faranno come i ladri di Pisa, di giorno di fronte agli occhi dell'opinione pubblica, delle televisioni, dei giornali, faranno finta di bisticciare tra loro e di notte andranno a fare gli accordi, con buona pace della democrazia e del diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Questa è una legge per la quale i 2/3 dei parlamentari italiani del prossimo Parlamento non saranno scelti dai cittadini, ma saranno scelti dai capi partito. Quindi, con buona pace degli impegni assunti, per esempio, dal centro-sinistra, la coalizione Italia Bene Comune del 2013. Noi rivendichiamo coerenza, rivendichiamo la coerenza di essere stati contro l'Italicum, essere oggi contro la Rosatellum, perché vogliamo restituire la possibilità ai cittadini di scegliere, con l'obiettivo di ridurre il fossato tra eletti ed elettori. La politica è sempre più lontana dalla gente e purtroppo questa legge elettorale rischia di allontanarlo ulteriormente.